In mezzo al lago Trasimeno, di fronte a Passignano, 5.000 anime a un quarto d'ora d'automobile da Perugia, ci sono tre isole, la Maggiore, la Minore e la Polvese. Su quest'ultima, nel 1976, nel cuore degli anni di piombo, arrivarono una quindicina di ragazzi con un progetto pacifista e ambientalista. Dopo qualche anno però, soverchiati dalle difficoltà logistiche connaturate al fatto di vivere in mezzo al lago, si trasferirono sulla terraferma e fondarono la Buona Terra, un'azienda di allevamento zootecnico che aveva l'ambizione di recuperare le terre lasciate incolte dopo lo sviluppo industriale degli anni 60. Quest'azienda divenne la prima fattoria didattica d'Italia, armonizzando l'allevamento biologico degli animali e la cura di un uliveto secolare con la formazione dei bambini delle materne e delle elementari, educati col metodo Montessori, adattando cioè la strumentazione didattica alle loro esigenze e rendendoli protagonisti delle attività, ottemperando al fondamentale principio pedagogico dell'imparar facendo. La Buona Terra, dopo qualche anno, viene affiancata da un'altra azienda agricola, distante solo poche centinaia di metri e incentrata sull'allevamento degli ovini. Quest'ultima, nel 1996, fu raggiunta da un incendio che ebbe origine dalla superstrada che passa lambendo il lago e che, risalendo in collina, distrusse il bosco, i pascoli, oltre all'ovile e al fienile. Fu allora, nel cuore del disastro che aveva mandato in fumo anni di sacrificio e di duro lavoro, che cominciò a delinearsi il progetto del Centro di Educazione Ambientale Pantarei, orientato dalla cultura dell'autocostruzione di edifici costruiti con le tecniche più aggiornate della bioedilizia. Le strutture distrutte dal fuoco furono riedificate. Dal fienile è stato ricavato un ostello con 50 posti letto e nell'enorme spazio dell'ovile, sono circa 500 metri quadrati coperti, è stato ricavato il ristorante con una serie di strutture di servizio. L'attività di ricostruzione termina col vecchio millennio e con quello nuovo Pantarei inaugura la sua attività di educazione ambientale che l'ha segnalata come uno dei centri più importanti nel nostro paese per quello che riguarda le tecniche di autocostruzione in paglia e in terra cruda. Il centro collabora stabilmente con l'Università di Roma III e con le facoltà di architettura e di ingegneria dell'Università di Bologna, oltre che con diversi altri atenei europei. Nel 2011 Pantarei si è aggiudicato il premio dell'Unione Europea per la migliore struttura edificata in terra cruda. Il fondatore prima della Buona Terra e poi di Pantarei è Dino Mengucci, quasi 70 anni splendidamente portati, la cui esistenza attraversa tutt'intera la storia suggestiva di questo luogo incantevole affacciato sul lago Trasimeno, dove egli ancora vive in una casa fatta con materiali naturali che naturalmente ha costruito da sé con l'aiuto di amici e di parenti. Da lui ci siamo fatti introdurre nella cultura e nella tecnica degli edifici autocostruiti in bioedilizia, basandoci sull'esperienza pilota di Pantarei. Siamo nell'ovile, costruito dalla cooperativa La Buona Terra nel 77 con un progetto di recupero terre incolte attraverso la zootecnia da erba. Delle terre incolte. Nel 93 è stato investito da un incendio che è salito su dalla superstrada e da questo, chiamiamola disgrazia, crisi, è nata un'altra prospettiva.
abbiamo recuperato questi capannoni con tecniche di bioedilizia e qui è nata Pantarei. Qui abbiamo costruito con materiali locali e in tutto in bioedilizia. Questa parete, per esempio, è stata fatta con terra del luogo e della paglia infangata, mischiata, bagnata con l'acqua e messa dentro il cassero. Col suo peso si è pressata, asciugandosi è diventata più solida di una parete di cemento armato. E qui una scolaresca che è venuta come educazione ambientale, noi siamo un centro di educazione ambientale attualmente, e hanno messo le mani, hanno disegnato con le loro mani questa parete e con i materiali locali. Qui li hanno colorati con della terra più colorata e dell'argilla. E qui per esempio un particolare del riscaldamento di questo grande salone è fatto a pavimento. Abbiamo messo un letto di cannina del lago sotto con della serpentina di rame in un mazzetto di calce romano e sabbia. In questo modo abbiamo il caldo del pavimento ed è molto sano per un salone come questo. Qui siamo nella serra, abbiamo aggiunto all'ovile questo spazio per il solare passivo. Il solare è un accumulo di calore che riscalda gran parte di questa grande struttura che è 10x45, l'ovile in tutto sono 500 metri quadri questa struttura. E qui, come vedete, il pavimento è fatto di opus incerti, di scarti della lavorazione della pietra serena. Sotto c'è un letto di cannina, anche qui, in modo che il calore non va via, e anche d'inverno riusciamo ad accumulare calore sia sulle pietre, sia su questi muri di terra cruda, di argilla e paglia, di questi mattoni di argilla e paglia. Qua c'è il recupero delle acque piovane, come vedete, la colonna che scende giù dalle grondaie e scivola giù verso la cisterna qui sotto, in modo che abbiamo l'acqua da usare sia per le lavatrici e le lavastoviglie e anche in aggiunta all'acqua della fitodepurazione per gli sciacquoni dei cessi, dei bagni. Qui siamo nel fienile, al momento della progettazione di questo alloggio, dormitorio delle camerate, gli architetti, ingegneri suggerivano di buttare giù tutto e rifare per evitare questa forma di 10x20, perché il fienile era un rettangolo 10x20, e invece l'insistenza in qualche modo del recupero ha premiato tanto, come vedete è venuto fuori un bellissimo spazio. Abbiamo conservato le strutture portanti di ferro, come abbiamo fatto anche giù sotto nell'ovile, e abbiamo evitato, grazie a questo disimpegno qui, anche i corridoi. Di qua, con la bella vista del lago panoramica, abbiamo messo un muro solare, che anche questo produce calore anche durante l'inverno, perché il sole passa basso e irradia calore su questi muri di terra cruda. E qui poi abbiamo costruito con gli studenti di architettura di Firenze questo corpo di collegamento che lega la struttura del fienile all'ovile che è qui sotto, tutto in autocostruzione. Questo corpo di collegamento tra il fienile, come vi parlavo, e l'ovile l'abbiamo realizzato con un'associazione di studenti di architettura di Firenze ed è stato tutto fatto in autocostruzione. E si è collegato questo muro di vetro, questo muro solare passivo, con un muro di terra che era giù sotto nell'ovile, usando tutto materiale locale e ovviamente delle tecniche di legno incrociato per poter stare sul crepo che separa queste due strutture. L'ovile, il grande ovile, è stato fatto con il tetto con il rame a doppia graffatura. Qui sopra il fienile, dove il dormitorio, è stato fatto con l'alluminio, le lastre di lamiera di alluminio riciclato, e i corpi bagni li abbiamo fatto col tetto verde. E, dove cresce una vegetazione spontanea, abbiamo piantumato un po' di erbe, di piante grasse, ma senza manutenzione, comunque un'ottima coibentazione.
Queste pareti a sud di questa costruzione qui sono state fatte con un pancale o comunque una struttura stretta riempita di lana e intonacata nei bordi di terra e paglia. Le pareti est-ovest sono state fatte con un doppio pancale, diciamo un 30 cm, riempiti di paglia sfusa e intonacati in terra e paglia. E le pareti a nord di questa struttura sono state fatte in balle di paglia e sempre intonacate in terra e paglia. La terra che abbiamo usato è terra del posto, in alcuni casi per dargli colori diversi abbiamo usato delle terre qui dei paesi qui circostanti che hanno più colore più rosato, tipo le terre di Siena, e comunque è possibile modificarli. Per rifinire bene questo intonaco sarebbe da passare un olio di lino cotto per renderlo in parte anche impermeabile, ma come vedete questa parete comunque ha passato già 3 inverni, è ancora quasi in perfetto stato, comunque non ha subito nessun danno